Ciao a tutti ragazzi, Berali, e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video del By Daylight. Come potete vedere, o meglio sentire, oggi ho deciso di fare il commentary. Datemi un secondo che bevo. Questa build che vi porto mi è stata consigliata da Mattia, che è anche lui un male giorno come me. Effettivamente io non sto più a farmi le build, a pensare alle build a fare, uso solitamente le solite, anche se forse a volte è meglio variare. Poi bisogna vedere anche le build specifiche per i kill per avere ormai un buon gioco in DBD, visto quanto è sbilanciato, ma sapete già cosa penso. Allora, la build, vabbè, io qua c'ho anche in gol, lui mi aveva detto curnofobia. Ai sopravvissuti nel tuo raggio di terrore viene inflitta una penalità del 50% per la velocità di guarigione, però nel mio raggio di terrore. E i test abilità si guarigione si muovono il 50% più velocemente, quindi è più difficile prenderli. E appunto è ottimo che in è ottimo in combo con Inquietante, perché appunto qua il nostro raggio di terrore aumenta del 26%, quindi è molto probabile appunto che abbiano gli skill check difficili da fare. Io qua ho messo Discordia, infatti vabbè, Discordia lo uso sempre spesso io, però qua ci sta bene. Sapete cosa anche secondo me? Presenza Inquietante. Basta la tua presenza per far recitare le ultime preghiere. I sopravvissuti nel tuo raggio di terrore hanno un 10% di probabilità in più di innescare il test abilità in fase di riparazione o guarigione. L'area di successo del test abilità innescato diminuisce di un 60%. E quindi si va in combo in teoria con colurofobia. Credo, eh. E quindi vabbè, per ora la faccio così appunto. Inquietante, Discordia, colurofobia e Hanging-O, che comunque può essere utile anche se. Il nerf a Hanging-O è uno di quei nerf che trovo veramente stronzi e senza senso. Cioè il 25% non è che era. Oh, lo recuperavano in 2 ore, lo recuperano in 3 secondi il 25% del gen se sono in 2 o 3 a lavorarci. Anzi, io Hanging-O avrei messo che regredisce i gen del 30% almeno, per renderlo un minimo efficace, ecco. Comunque vediamo di cercare la partita, vediamo come va. Tra l'altro, ripeto, questa è una build variabile. Lui me l'ha detto così. Ah! Lui mi ha detto qui cassetta di Susi, che aumenta di 20 metri il raggio di rivelamento dell'istinto del killer, però in teoria aumenta ancora di più di 20 metri, perché aumenta anche il nostro raggio di terrore, credo funzioni così. E qua mi aveva detto di mettere cassetta di Julie, che praticamente se veniamo storditi il potere si recupera subito, no? Direttamente. Però vabbè. Oddio. Effettivamente non è male, perché io ignoro i pallet, me ne sbatto, sapete, mi faccio stordire. E quindi magari, che ne so, misso il colpo, a volte riesco a colpirgli il pallet col potere, però appunto venite storditi e si ricarica subito. Però ecco, preferisco questo comunque, che aumenta di 0,3 il bonus della velocità per ciascun colpo durante la frenesia brutale. Però proverò sicuramente anche questo qua. Se la legione è stordita durante frenesia brutale, la barra del potere si riempie al termine dello stordimento. Allora, non so come andrà la partita perché sono bello stanco, ve lo dico. Avevo tolto un attimo le cuffie, scusate. Dicevo, sono stanchissimo, è notte, quindi perdonatemi se la partita sarà una merda. Spero almeno di fare 3 su 4, almeno quello, o anche 2, vabbè, vediamo. In base ai survivor, in base alla mappa che mi dà. Cioè la mappa effettivamente la potrei mettere io. Allora. Prima sta build l'ho provata in Yamaoka e ho fatto 4 su 4. Vabbè che si sono arresi loro. Anche quello comunque non è spiegato bene, guardate qua. Aumenta di 0,3 secondi la durata degli affondi. Intende l'allungo, qua avrebbero dovuto scrivere aumenta 0,3 secondi l'allungo dell'affondo, cioè secondo me era più chiaro. Beh, anche la durata effettivamente si ci può stare, vabbè.
Sì, ma sapete che le cose le scrivono col culo, a volte scrivono pure le cose sbagliate. Già il gioco quello che è, in più se scrivono, se sbagliano anche le descrizioni, siamo rovinati, no? Quasi quasi proverei Colvin, però Colvin è una mappa molto forte per i Survivor. Ma comunque è una mappa che mi piace, quindi mettiamola e vediamo come va. Come va, va, eh. Questo qua non mi piace, sto nick, mi sa di cheater. Però è da console. Adesso sì, hanno pure mano, dovrebbe uscire un aggiornamento nuovo, ma penso che tanti già lo sanno, che appunto metterà per i survivor di base Unbreakable. E appunto si possono rialzare da soli, dallo stato di morte, da quando sono a terra, perdonatemi. Il problema è che io mi chiedo, possono usarlo una sola volta? Spero, perché se possono farlo sempre diventa una roba veramente OP. Cioè, ma per tipo, ma per il killer? Mettere intervento corrotto di base? No, gli brucia il culo agli sviluppatori, cioè. Io dico, mettete un intervento corrotto per il killer. Piuttosto fate, va bene, tenetelo che se abbattete il survivor prima della fine di intervento corrotto si toglie, anche se non mi piace, io lo preferirei come era normale, che per 2 minuti avete protezione comunque ai gen. Però almeno mettetelo cazzo di base, no? No, i survivor tutto devono avere, tutto. L'ho detto, adesso gli mettono anche le accette della cacciatrice per uccidere il killer. Ah, non mi stupirei, eh. Gli danno 5 accette per uno e con le accette possono uccidere anche il killer. Questa è una mappa molto forte per i survivor. Vediamo. Vediamo dal cazzo questa. Lancia discordia. Brava. Ma l'avevo presa, dai, che stronzata. Che cazzo fai, Sissi, che sei scarso, siete tutti scarsi, siete. Quella col rumore mi sta infastidendo. Brava. No, no, è troppo lontana, raga. No. Vediamo se campera. No. Pensavo fosse più scarsa di così. Questa è ferita. Questo potrebbe buttarmi il pallet, eh. Ma non fa in tempo, mi sa. Qualche gem parte a breve. Si sono già curati quelli là. Andiamo a controllare i gem, va. Non gli è piaciuta quella là, si è fatta, uno è già partito infatti. Che brava. Non capisco perché quella fa casino. Ma ti diverti? Grazie. Non mi è bastato il potere. Discordia. Questa è morta, non ho capito perché si è lasciata andare. Quello lo chiudono.
Sto lupo è forte. Ma non abbastanza. L'ho presa perché ho alzato. Ho alzato un po', no? Di modo di andare un po' più a lungo. Ok. Non ho visto se c'erano torce. Quel tizio lì era la 4x4. Fastidioso. Vado a vedere i gen, ma... Questo è il problema di quando sono in tre, che non si può fare il colpo mortale col... O meglio, sapete che dopo 4 colpi della frenesia il quinto abbatte. Ecco, quando rimangono in tre è più problematico, perché uno si deve guarire dalla ferita profonda sostanzialmente, no? Lontana. Avrà il decisive? Vediamo subito. Qua ho sentito la Claudette in giro. Ma sembrano... Senti che vesti che fa. Un'altra cosa con la legione, un mio consiglio. Non per forza ora dovete abbatterli solo perché sono feriti. Potreste mettere frenesia bruttella, ferita profonda per... Ma che cazzo fa? Vedete, per rintracciare dove sono anche. Giusto per stare un po' addosso questo, se riesco gliela metto. No, non faccio in tempo. Invece sì. Mi è andata bene, avete visto? Questo colpo mi ha permesso di raggiungerlo. Bravo! Va a salvare, ma... Ma cosa fai con la torcia? Quindi? Vabbè. Le scavette, fammi vedere un bel scavetto. Fammi vedere quanto siete bravi, no? Non si libera, potrei pensare di dargli la botola. Allora, facciamo un giro. Facciamo un giro per la mappa, vediamo se c'è qualcosa di bello da guardare. Il caffè, ti piace il caffè? Quasi quasi gli do la botola. No, no, perché devo dargli la botola? Cioè, gliela vorrei dare, ma io devo fare i punti, oh. Gli ho fatto... Vabbè. Non mi sento generoso. Tra l'altro la botola era qua. Va testata più volte questa build. Non mi sembra male perché appunto ci permette di rilevare i survivor lontani. Quindi non è affatto male. Non avrò fatto neanche un... Ah no, uno, ok. Agilità, mi chiamo tutti, io sono agilità. Scatto improvviso, che cazzo lo usano a fare scatto improvviso che devi camminare? Perché appunto quando correte poi parte scatto improvviso, è veramente un perk del cazzo. Sì, vi fa guadagnare un po' di tempo, ma a sto punto è meglio agilità, no? Bene ragazzi, allora a dire il vero avrei tempo di fare un'altra partita, ma sono stanco, quindi eventualmente questa build la ripropongo. La ripropongo e vediamo un attimo.
Nel senso che potrei mettere cazzo, li ho finiti gli schizzi murali. No, vabbè. Potrei appunto provarla come me l'ha detta lui, quindi sarebbe così, con la differenza che al posto di schizzo murale ci va appunto cassetta di Giuli. Però ripeto, ci sta bene anche al posto di Hanging Go, eventualmente, che però Hanging Go aiuta. Io proverei presenza inquietante. Vediamo comunque. Bene ragazzi, spero che questo video di Dead by Daylight vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì. Un saluto da Andrea del Final Dragon.